Ciao a tutti ragazzi, io sono Mindforce e benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi siamo su Hollow Knight, un gioco che ho sempre voluto giocare ma non ho mai avuto modo di farlo, quindi ne approfitto per portarlo qui sul canale. Questa vuole essere una serie molto tranquilla, quindi rilassatevi, sedetevi, stendetevi, fate quello che volete, rilassatevi. Quindi iniziamo subito. Nelle lontane lande il tuo nome con riverenza e rimpianto è pronunciato, poiché nessuno poté domare le nostre anime selvagge, ma tu la sfida hai accettato. Sotto un pallido sguardo ci hai guidati, siamo cambiati, redenti i nostri istinti, hai donato a bestie e insetti un mondo che neanche in sogno si erano dipinti. Delle catene? Oh? Che è successo quindi? È nato un boss? E questo dovrebbe essere il nostro protagonista. Ah, si è buttato giù. Non abbiamo più un protagonista. Allora, eccoci qua. Vediamo un po' che dobbiamo fare. Rompiamo le porte e anche un po' di erba. Queste sono le monete del gioco? Vado di qua? Boh. Ah, ma posso distruggere tutto praticamente. Cos'è un portale? Esseri superiori, queste parole sono rivolte a voi soli. La vostra grande forza vi contraddistingue, concentrate le vostre anime e compierete gesta che altri sognano soltanto. Rigenera le anime colpendo i nemici. Quando avrai raccolto abbastanza anime, tieni premuto cerchio per concentrare le anime e curarti. Ah, ok. Al volo! Chissà che possiamo comprare con queste monete di gioco. Raga, in realtà non so di cosa tratta questo gioco, quindi perdonatemi se farò qualche gaffe. Oh! Che è uscito? Che è uscito da qui? Mi hanno dato vita extra? Ma è temporanea o rimarrà per sempre? Oh, cazzo. Oddio, ci sono anche le trappole? Oddio! Stiamo attenti qui, facciamo crollare il pavimento. Sì. Andiamo di qua. Un altro portale. Non so, in realtà non è un portale. Oltre questo punto entrerete nelle terre del re e creatore. Oltrepassate questa soglia e rispettate le nostre leggi. Siate testimoni dell'ultima e unica civiltà, il reame eterno, nido sacro. Che devo distruggere la porta? Ok, siamo entrati quindi in un nuovo regno. Pulveria, la città fantasma. Chi è? Salute a te, viaggiatore. Ma questo è Gerontias. Madò raga, starò pronunciando male tutti i nomi, perdonatemi. Temo di essere rimasto il solo ad accoglierti. La nostra città è diventata molto silenziosa, come puoi ben vedere. Tutti i residenti sono svaniti. Uno per uno sono scesi nel pozzo che porta alle caverne sottostanti. Perché? Un tempo esisteva un grande reame sotto la nostra città. Ormai è da tanto tempo che è caduto in rovina, ma continua ad attirare gli avventurieri. Ricchezza, gloria, conoscenza. Quelle tenebre sembrano promettere di tutto. Di sicuro anche tu insegui i tuoi sogni laggiù. Beh, fai molta attenzione. L'aria laggiù è malsana. Le creature impazziscono e i viandanti vengono privati dei loro ricordi. Forse i sogni non sono poi questa gran cosa, dopo tutto. possiamo riposare su questa panchina. Ah, basta stare seduti e recuperiamo vita. Cos'è qui? Si può entrare? Per tutte le vostre esigenze di cartografia, prossima apertura, Iselda e Cornifer. Riuscirò mai ad entrare in questo negozio? Sono caduto in una buca. Sentieri dimenticati. Ti pareva? Oddio, chi cazzo ha visto sto porco spino? Nemici. Sembrano innocui. Vabbè, meglio raccogliere le monete, raga, perché abbiamo visto che sopra c'è un negozio, anche se chiuso, può sempre tornare utile. Quindi raccogliamo tutto ciò che è possibile raccogliere. Chi è?
C'è un tizio che piange. Lo posso raggiungere? Perché piangi? Perché? Vabbè, però se non posso fare nulla me ne vado, eh. No! Oh! Ah! Dov'è? Non lo vedo! Fammi raccogliere le monete. Vabbè, raga, muoio cadendo praticamente. Dove sono le monete? No, ma dove sto cadendo, madonna? Chi è? Ciao. Mica vuoi uccidermi? Ciao. Ah, salve a te. Sei venuto ad esplorare queste magnifiche vecchie rovine? Magnifiche? Anche a me piace molto esplorare. Perdersi e poi ritrovarsi è un piacere ineguagliabile. Tu ed io siamo estremamente fortunati, sai? Io faccio il cartografo di mestiere e ho appena completato la cartografia di quest'area. Vuoi acquistare una copia del mio lavoro svolto finora? Sì, se può servirmi a orientarmi, sì. Comprare la mappa dell'area? 30 monete. Queste monete si chiamano Geo. Me ne mancano 5, quindi uccidiamo qualche nemico e torniamo da lui. Ok, ora possiamo comprare la mappa. Vai. Mappa dettagliata di Nido Sacro. Ah, non mi dirà dove sono, ma devo avere io il senso dell'orientamento. Allora, raga, siamo fritti. Ah, sua moglie sta nel negozio di cartografia a Pulveria. Quindi mi sa che troveremo il negozio aperto. Di qua dove vado? Oddio, dei vermoni enormi. Cos'è, Tremors? Vai! Oddio, per poco. Ma posso raggiungere questa parte? No. Come faccio? Madonna, quanto ho rischiato. Cos'è? Oddio. Oh. Ok. Mi ha dato un bel po' di monete. Lui chi è? Ti ho salvato? Oddio, queste rocce danno monete. Questo sputa. Vabbè, l'abbiamo subito ucciso. Stanno altri due, ovviamente. Attenti, attenti. Aia. Oh, oddio. Recuperiamo un po' di vita, ok. Ah, ok. Di qua? Dove si va? Sto iniziando a perdermi. Oh, tante monete, venite qui. Che bello. Come raggiungo quella parte? Non si può raggiungere. Torniamo indietro. Di qua invece. Un laghetto. Che mi fa recuperare vita. Di qua invece. Non penso di essere mai andato prima. Oh, chi è? Ok. Finora nemici molto facili da sconfiggere. Ma come raggiungo quella zona, raga? Ma devo sbloccare il doppio salto? O sono io stupido che non so qualche comando? Oh, e lui? Salta pure? Non ci interessa. Un rinoceronte. Tutti facili facili da sconfiggere. Prima di scendere qui, andiamo un attimo sulla destra. Cos'è? Tempio dell'uovo nero? Salve, è un piacere incontrare un altro viaggiatore in questi sentieri dimenticati. Sei piccolo, ma hai l'aria di essere forte. Sì! Io sono Quirrell. Ho una specie di ossessione per tutti i luoghi inesplorati. Questo antico reame cela molti misteri affascinanti, e uno dei più intriganti è proprio davanti a noi. Un grande uovo di pietra situato nelle rovine di un antico reame. E quest'uovo è caldo? Sembra essere qualcosa di unico nel suo genere. Ma non è che sta per schiudersi? Si può aprire?
Ci sono degli strani simboli sopra. Guarda, io eviterei di aprirlo. Adoro i misteri. E chissà quali altre meraviglie si celano sotto di noi. Raga, secondo me qui dentro c'è un boss. Torniamo indietro. Non c'è nulla da fare qui. Almeno per ora. Ho scoperto un altro sentiero. Dove mi porta questo? Oddio! 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 Ah, raga! Recupera vita! Ah! Oddio, raga! Madonna, quanto è difficile! Ok, l'ho sconfitto. Ah, quante monete, bellissimo. Liberiamo un altro tizio qui. Non so chi sia. Allora, dov'era il cancello in cui volevo andare? Sto scoprendo altri sentieri, quindi il cancello deve aspettare. C'è qualcuno? Lì sotto, sì. Un minatore. Oh, sotterra mia madre senza sangue nelle vene, sotterra mio padre con gli occhi chiusi bene, sotterra le sorelle insieme a tre a tre, e quando avrai finito sotterra pure me... Oddio. Mila, ma cosa vai dicendo? Ah, la conosci anche tu? No, è una delle mie preferite. Come fa ad essere una delle tue canzoni preferite? Sei venuto per diventare ricco? Devi solo guardarti intorno, queste miniere sono stracolme di ricchezze, ce n'è abbastanza per tutti. Prendi un piccone e fa come me. Cosa, canticchiare canzoni orrende e inquietanti? Crolla il pavimento, stiamo attenti. No? Forse devo saltare? Raga, non crolla, io che faccio ora? Devo tornare per forza indietro? Ora cerchiamo di trovare quel benedetto cancello. Ecco qui. Vai. Vediamo un po'. No, perché è chiuso? Dai, non fare queste cose. No. Perché è chiuso? Allora, raga, io direi di fare una cosa. Saliamo. Andiamo al negozio del cartografo. E vediamo se riusciamo a sbloccare qualche abilità o qualcosa di utile comunque. Oh, finalmente la superficie. Ora il negozio è aperto? Sì, è aperto. Salve, signora. Papa nada. Sei venuto a comprare una mappa, giusto? No. Di solito se ne occupa mio marito, ma sorpresa, è sceso di sotto. Ma ora vediamo cosa posso venderti. Allora, una bussola mi servirebbe, oddio, sì. Indicherà la tua posizione sulla mappa. Sarebbe utilissimo, raga. Con la piuma si possono aggiungere alla tua mappa le nuove aree che esplori. Oddio, tutta roba importantissima, raga. Io direi di prendere la bussola. Sì, vai. Ok, quindi devo andare su una panchina per poter attivare l'amuleto della bussola. Ok, vedete, ora siamo qui. Perfetto, mi piace un sacco questa cosa. Va bene, comunque per questo video è tutto. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, un commento e iscrivetevi al canale attivando la campanellina. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video.